abbiamo esaurito persino le chance che può fornire la scienza della commedia, allora è finita. Che cosa vuoi dire? Ti sono grato per quello che hai fatto, Pinky, ma se tu non riesci a farmi ridere, non c'è speranza. Ma, signore, non può accettare di arrendersi? Non credo di avere altra scelta. Devo capire come andare avanti senza ridere. So che hai fatto del tuo meglio, ma è ora che tu vada. Anch'io sono inorridito. Così è finita. Avete deciso di arrendervi. Temo che il signor Sandwich abbia ragione. Lei è il pony più divertente di Equestria. Se lei non riesce a farlo ridere, è finita veramente. Come? Cheese era divertente quanto me. Io non posso credere che non rida più. Nemmeno noi. Io tremo al pensiero delle sorti della fabbrica. Non avrete intenzione di chiudere tutto? Credevo che questo fosse l'unico scopo della vita di Cheese. Era sicuramente il mio, ma se il signor Sandwich vuole arrendersi, potremo tirare avanti molto poco prima di rimanere senza nuovi scherzi da produrre. Io mi chiedevo, non vorrebbe lavorare da noi? Lo spirito delle sue gag tiene testa al signor Sandwich del periodo d'oro. Devo trovare lo scopo della mia vita, ma non penso sia questo. Sono un pony delle feste, ho bisogno di far felici i pony in tempo reale. Ah, sì. Quando abbiamo iniziato, niente dava più gioia al signor Sandwich del vedere l'effetto che le sue gag avevano sui pony. Direi che siamo al punto di partenza. Beh, qui ci sarà sempre un posto per lei se cambiasse idea. Aspetta, che cosa hai detto? Qui ci sarà sempre un posto per lei? No, prima di questo. Siamo al punto di partenza? Ah, questo l'ho detto io. Niente dava più gioia al signor Sandwich del vedere l'effetto che le sue gag avevano sui pony. Sì, questo! Abbiamo sbagliato tutto quanto! Non dobbiamo cercare di far ridere Cheese, è lui che deve cercare di far ridere noi! Cheese, ho capito tutto! So perché non riesce a ridere! Cosa? Perché? Hai aperto questa fabbrica per non deludere i musetti sorridenti, ma stando qui non ne vedi nemmeno uno! In effetti è un discorso logico, signore. Diffondere risate le ha sempre dato gioia. Ma diffondere risate è ciò a cui serve la fabbrica! Se non fosse che tu non puoi mai sentirle. Sei un pony delle feste come me e hai bisogno di vedere i sorrisi personalmente. Ecco, fa subito un tentativo. D'accordo. Sai perché Pollastrello 2 è diffidente? Perché pensa che Pollastrello 1 covi qualcosa. Molto buffo, signore, bella battuta. Voglio dire, ha. Ma sul serio? Mi dispiace, io non rido mai tanto. Dai, prova con me, ti prometto che riderò. Pinky, tu ridi per qualunque cosa. Io apprezzo quello che stai facendo, ma penso che sia una pausa persa. Una causa persa. Che cos'era quella? Chiedo scusa, ma quando ha scambiato le lettere di quelle due parole è stato... divertente?